È tra i racconti dei campioni per sempre del Napoli e le musiche di Pino Daniele che si è tenuta da Fragola la 7ª edizione del Premio Liburia, promosso dall'Associazione Culturale La Fonte delle Muse di Gennaro Castaldo per valorizzare le eccellenze dell'area nord di Napoli in campo professionale e culturale. A condurre la serata la giornalista e conduttrice televisiva Delia Paciello e la firma storica del quotidiano Il Mattino Franco Buononato. All'evento un nutrito parterre che dopo un'introduzione musicale sulle note di Napolè del gruppo Neapolitan Sound ha assistito alla presentazione del libro Campioni per sempre di Gianfranco Coppola, giornalista RAI, presidente nazionale USSI da anni, punto di riferimento dell'informazione sportiva in Campania. Il volume, edito dalla casa editrice Le Varie, guidata dal giornalista Marco Lobasso, racconta le gesta e i successi degli eroi del passato e dei nuovi campioni della squadra partenopea. La prefazione è a cura del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli e fondatore della comunità di accoglienza Casa di Tonia, alla quale contribuisce il ricavato della vendita del libro. A sorpresa, Enrico Zazzaro, ex portiere di riserva del Napoli ai tempi di Maradona e del primo scudetto azzurro. A seguire, la consegna del premio Liburia a Gianfranco Coppola e all'editore Marco Lobasso da parte del giornalista TGR Campania Nello Di Costanzo. Premio anche al giornalista Antonio Taglialatela, direttore del sito di informazione Pupia TV, all'avvocato Mocerino della Professional Academy, ente di formazione professionale di Istituto per le Lingue e alla storica pasticceria Migliore, rappresentata da Giuseppe Migliore. Una serata che tra i suoi colori azzurri resterà per sempre nel cuore e negli occhi di tutti.